Ciao Sara, benvenuta. No, Prem, grazie. Bene, grazie di essere qui e facciamo questa video intervista, un po' una chiacchierata tra noi due. Va bene. Possiamo iniziare? Grazie a te, sì, iniziamo. Iniziamo. Allora, puoi raccontare un po' chi sei, che cosa fai nella tua vita? Sì, io mi chiamo Sara, ho 21 anni e al momento svolgo una professione, un lavoro da circa un anno, sono gelataia e avevo anche iniziato l'università, poi appunto ho frequentato solo il primo anno perché nonostante insomma riuscissi bene, però sentivo che non mi dava una soddisfazione, proprio cercavo qualcos'altro. E dopo essermi preso un annetto di pausa, appunto aver trovato un lavoro, mi sono sistemata un po' così, ecco. E in quest'anno, diciamo, dopo la pausa e trovando il lavoro, che ho anche incontrato Prem, ecco. Ah, sì. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti esattamente? E ci siamo conosciuti l'anno scorso a giugno, sì, era l'inizio dell'estate. Durante un evento, mi ricordo, sì, era la prima volta che vedevo te e Mamita. Diciamo, sono arrivata a voi tramite Munira perché avevo partecipato in realtà solo ad un cerchio, l'incontro con l'animale di potere, però era stato un po' di mesi prima. Poi appunto entrando così casualmente, diciamo, su Facebook una mattina ho visto questo evento, era un ritiro di 2 giorni, un weekend, e ho sentito proprio che dovevo esserci, nonostante appunto non vi avessi mai incontrato personalmente, non avessi neanche mai parlato con te. Però ecco, mi sono andata a leggere prima un po' la biografia, sì, ho studiato un po' così, però diciamo a livello di istinto così, di fiducia, l'ho sentito subito, ecco, non mi sono neanche fatta troppe domande, proprio mi sono iscritta e così. Ok, ci puoi raccontare un po' com'era la tua situazione, di vita in quel momento? Allora, in quel momento ero tornata da qualche mese da un viaggio, ero stata in Argentina. Era stato un viaggio un po' strano. Cioè, diciamo, non stavo né bene né male, perché comunque, cioè, mi ricordo, c'è stato un periodo della mia vita in cui effettivamente ero molto giù, proprio a terra, ecco. E quindi so cosa vuol dire. Non stavo proprio male, però non, cioè, non stavo nemmeno bene, non ero molto centrata. C'era un periodo un po' di confusione, cioè la vita andava avanti un po' così, mi ricordo che lavoravo, sì, stava iniziando l'estate, c'era la bella stagione, però sentivo che mi mancava qualcosa proprio, cioè non ero soddisfatta anche proprio col lavoro, non mi sembrava di dare proprio un contributo, cioè non stavo lavorando su me stessa come volevo, infatti questa è la ragione per cui poi ho deciso di partecipare al ritiro e anche di conoscervi. E quindi mi sentivo più che altro un po', sì, un po' perso. Non avevo proprio magari un punto di riferimento, non sapevo da dove partire anche per sbloccarmi. Cioè sentivo dentro una potenzialità, diciamo, una spinta verso qualcosa, però non sapevo dove indirizzarla, ecco. Era così. Senti, che cos'è che ti ha spinto però a cercare un aiuto, in modo particolare iniziare un percorso con me, uno sciamano? Ma se devo essere sincera, ecco, allora, diciamo, fin da piccola, cioè, ho sempre sentito un po' questa spinta, anche questo desiderio di magari cercare qualcos'altro, non solo in me stessa, cioè, come magari dentro ogni persona, sento che c'è come un dono, diciamo, qualcosa che può venire fuori, su cui secondo me ognuno, cioè, giustamente poi deve lavorare. E io sentivo che mi mancava proprio questo, cioè non ero più in contatto con una parte un po' più autentica di me, ecco, se si può dire così. E quindi, cioè, molte volte, magari in tutti questi anni anche ho sempre letto libri, cioè mi sono sempre informata molto, per carità, però ero sempre rimasta molto sulla parte teorica. Ecco, forse è stato questo il motivo per cui anche ho deciso di iniziare il percorso con te, perché ho visto che c'era proprio una parte esperienziale, proprio mettersi in gioco
fin da subito, diciamo, senza rimanere sempre nella mente come io ho sempre fatto in tutti questi anni, sempre leggendo, tutto mi rimaneva qui a livello molto teorico. E invece già vedendo appunto dal ritiro, ce l'ho proprio sentito sulla pelle, diciamo, che era un'esperienza diversa, cioè mi sentivo proprio diversa io, cioè vedevo anche, non so, meglio i colori, le cose così, era proprio, cioè, un'altra sensazione. Quindi sì, direi che proprio il desiderio di mettermi in gioco, fare qualcosa di pratico. Bene. Senti, ti ricordi quali sono state le difficoltà all'inizio di questo percorso? Allora, le difficoltà... una difficoltà per me è stata quella all'inizio magari di crearmi una routine, anche con le pratiche comunque che tu mi assegnavi, cioè nonostante ci fosse comunque la mia volontà perché l'avevo scelto io, poi comunque... Cioè, avevo il piacere ovviamente di farle e alla fine sì, non è che avessi una vita proprio estremamente impegnata, a parte comunque il lavoro, però visto che è proprio il primo ostacolo mio, appunto poi anche lì è tutta una cosa mentale, era proprio crearmi una routine, cioè trovare spazio, diciamo, per queste pratiche, farle coincidere con gli altri impegni della giornata, cioè senza sacrificare niente, ecco, diciamo, anche magari sì, riadattarmi proprio la giornata, crearmi una routine da capo così, e anche lì è stato più un blocco mentale perché si trattava più di mettersi, cioè è stato più un po' lo stacco iniziale, poi una volta che ho incominciato così, devo dire è andato tutto, cioè, in maniera molto sciolta, magari sì c'è stato ogni tanto qualche blocco, qualche interruzione, però sì, all'inizio secondo me una delle difficoltà principali è stata questa, sì. Senti, e invece questo entrare in contatto con queste energie, con questi maestri invisibili, con questi spiriti, li chiamiamo spiriti degli elementi, dei mentali, degli animali guida, è stato difficile per te? Com'è stata la tua esperienza? Ecco, sì, anche in questo caso, allora, devo ammettere che, cioè, da una parte, già il fatto comunque di essermi affidata a te, anche così, cioè inconsciamente sentivo già questo richiamo, dall'altra c'era anche lì una parte di me che c'era un po' come se non ci credesse, avesse bisogno anche un po' di sperimentare queste cose, proprio anche il contatto con gli spiriti degli elementi, cioè anche prima di iniziare il percorso forse non, sì, magari non ci credevo proprio del tutto, cioè non lo sentivo, ecco. Poi invece iniziando il percorso ho visto proprio che anche lavorando di settimana in settimana e con varie pratiche, comunque anche mettendosi in ascolto, mi ricordo lo spirito dell'acqua, lo spirito della terra, del fuoco, dell'aria, e, cioè devo dire che effettivamente ci sono andata in contatto veramente, proprio, cioè le sentivo a livello di sensazioni, per me era quella la cosa bella, invece di rimanere appunto sempre nella mente, pensarle basta, cioè le avvertivo proprio, e questo non mi ha spaventato, anzi devo dire proprio mi ha motivato, ho detto ah, che bello, cioè, finalmente mi arriva una sensazione, cioè, sento questo contatto. Mentre invece ci sono state anche altre esperienze in cui magari sì, avvertivo, come posso dire, altri tipi di energie, magari sempre se li vogliamo chiamare spiriti comunque, e mi hanno all'inizio un po' turbato. Perché, cioè, magari non ero abituata, ecco, quando si è un po' sbloccato questo sentire, ho iniziato a sentirlo proprio anche in altre circostanze. E dopo, appunto, ho chiesto un po' anche delle dritte a te su come gestire questa cosa, sì, come indirizzarmi così. Però sì, è sempre tutto un po'. Sì. No, dimmi. No, è sempre in modo molto tranquillo, devo dire. Cioè, magari sì, mi subentrava la paura. C'è paura, più che altro non capivo a livello forse di sensazioni, cioè non ero abituata a avvertire proprio delle cose intorno anche così fisiche. Però ecco, ripensandoci adesso, è anche la parte che mi ha motivato di più, cioè che mi ha anche spinto proprio a continuare. Beh, ma comunque sono proprio delle paure, è normale avere paura, no? Quando si incontra qualcosa per la prima volta è normale, è stato così anche per me, devo dirti. L'importante è poi dopo che queste paure non diventino poi un limite, ma diventano invece qualcosa che dobbiamo affrontare, superare, integrare nella nostra vita. Vedi che tu l'hai fatto molto bene. Senti,
Adesso ti chiedo se hai voglia di parlare di una situazione molto forte della tua vita. Ok, ahò. Sentiti tu libera di parlarne quanto ne hai voglia. Però quando abbiamo affrontato quell'argomento, no, è stato difficile perché c'è stato anche un senso di colpa verso comunque la tua famiglia, verso tua sorella. Come l'hai affrontata attraverso questo lavoro? Allora, diciamo che questo episodio, cioè possiamo parlarne tranquillamente, comunque non è un problema. Qualche anno fa sì, ero caduta un po' in un periodo un po' buio, ecco, diciamo, anche proprio in una depressione. Cioè, durava in realtà già da un po' di anni, durante l'adolescenza, così. E mi ricordo proprio che cioè, non ero per niente in contatto con me stessa, appunto, avevo, sì, oltre a questi sensi di colpa, una tristezza, proprio, non lo so, un dolore strano, comunque molto pesante. E ecco, diciamo, questa sensazione si è andata accumulandosi fino a quando sono arrivata comunque a un punto in cui sono scesa un po', diciamo, in basso. E un giorno, così, venuta l'idea di farla finita, diciamo, con la mia vita. Quel momento, però, devo dire la verità, se ci ripenso adesso, cioè, è stato un po' come capovolgere la mia vita proprio dall'alto al basso, cioè è stata proprio una risalita per me. Probabilmente mi rendo conto che senza quel passaggio non sarei riuscita a sbloccare proprio certe cose mie. Infatti, diciamo, dopo quel tentativo, sì, sentivo un gran senso di colpa nei confronti della mia famiglia, di mia sorella, però sentivo anche che una parte di me proprio era più libera, cioè ero me stessa, cioè in quel momento non riuscivo a fare meglio di così, e era quello che dovevo esprimere, quello ho espresso. E quindi ecco, da lì proprio è iniziata la mia volontà anche di star meglio, di migliorare, di mettermi più alla ricerca, in contatto con me stessa, anche con quello che c'è intorno, però principalmente di trovare anche dentro di me un senso, diciamo, a quella sofferenza, magari anche non trovarci un senso, di riuscire a trasformarlo proprio in qualcosa di bello per la mia vita, ecco. E quindi ecco, sì, forse uno dei motivi anche per cui mi sono avvicinata a te è anche questo, comunque. Non tanto per dare un senso a quell'esperienza, però per riuscire proprio a ricontattare anche quel dolore che un po' negli anni ho, cioè, lasciato lì, perché comunque anche ripensandoci, sì, mi subentra il senso di colpa. Ricontattandolo proprio per trasformarlo, poi appunto anche leggendo la tua biografia, insomma, avevo visto varie esperienze di vita, così questa esperienza mi era risuonata. Ecco, devo dire che in questi ultimi mesi, anche rispetto a quell'evento, sento che c'è stata una trasformazione. Sento che una parte anche di quel senso di colpa non è che non c'è, però è stato veramente, cioè, si è trasformato, ecco. Quando ci pensavo prima avevo ancora magari quel senso di pesantezza, così. Adesso lo vedo proprio in maniera diversa. Ancora magari sì, ci sono molte cose che appunto a livello mentale, nella mia testa magari potevo fare diversamente, magari a volte cado un po' nel giudizio, però sì, devo dire che sono contenta, ecco, proprio per il modo in cui sono riuscita a inquadrarlo. Sara, ti posso chiedere quanti anni avevi allora? Dunque, era il 2004, avevo 16 anni, 16 anni. Quanti anni hai adesso? 21. 21. È bello vedere la trasformazione di questa giovane donna. Io penso che stai parlando della mia biografia perché, come dico sempre, è bello raccontarsi. Non tanto per vantarsi di alcune cose, perché magari alcune cose che ho fatto anch'io, sicuramente non è che ne parlo come di un qualche cosa che consiglio agli altri anche di fare. Però sicuramente tante persone si possono riconoscere e il fatto che comunque si è riusciti in qualche modo a risalire la china dopo essere caduti così, no, in un baratro così oscuro, come è successo a te e è successo anche a me. Per cui
a volte siamo richiamati da esperienze simili. Questo non significa che per aiutare gli altri dobbiamo aver fatto tutte le esperienze, perché sarebbe impossibile, però sicuramente è più facile quando hai un'esperienza diretta. Senti, ti voglio chiedere questo, per cui grazie, so anche quanto comunque non sia mai semplice parlarne, però è stato bello anche poterti riaccompagnare in questo viaggio, per poter integrare veramente completamente questa esperienza, no? Perché ogni cosa che ci accade comunque ci accade per osservare, no? Per osservare la nostra vita, un momento per fermarsi veramente e osservare la nostra vita. A volte riusciamo a farlo completamente, a volte ne facciamo, osserviamo solo una parte, però su un'esperienza così forte è proprio corretto dedicargli il giusto tempo, come facciamo noi sempre andando a guardare la parte non solamente mentale, emozionale, ma anche quella parte energetica e spirituale, in modo che si completi comunque la visione di questa esperienza e possiamo fare quel salto evolutivo che questa esperienza ci chiedeva. E i cambiamenti anche, no? Immagino che hai fatto tanti cambiamenti tu da allora. Beh, senti, quando hai iniziato il percorso con me, quali sono stati i primi benefici che hai ricevuto? Allora, i primi benefici, come anche magari avevo accennato prima, mi ricordo che appunto era, cioè vabbè, era estate, c'era anche la bella stagione, però uscendo, anche tipo andando a passeggiare così, sentivo proprio meglio le cose, cioè mi ricordo che vedevo i colori anche un pochino più limpidi, non lo so, mi sentivo proprio più gioiosa anche nel corpo, avevo ritrovato delle energie, cioè non che prima non ne avessi, però comunque una cosa costante, diciamo, ecco, continuativa nel tempo, cioè magari prima avevo dei picchi alti e bassi così, ecco, quindi sì, uno dei principali benefici, devo dire, è una costanza, cioè magari sì, ci sono state delle giornate un po' più di down, però devo dire che tendenzialmente è proprio uno stato lineare, proprio una costanza. E poi appunto anche questo contatto che mi è piaciuto molto con la natura, che prima invece non sentivo, che ho sempre cercato, però non lo sperimentavo proprio così tanto anche nel corpo. Invece adesso è bello, cioè, mi emoziono anche andare a camminare, magari anche con la musica, cioè comunque è una cosa che si può fare normalmente, no? Tutti i giorni, però proprio in una modalità diversa, cioè c'è un contatto diverso, lo sento proprio meglio. E poi anche devo dire questo fatto di aver creato una routine, sì che all'inizio è stato difficile per la mente, però una volta che l'ho creata ho visto che sono riuscita a gestire meglio in generale appunto pratiche, lavoro, magari anche il tempo per gli amici, perché prima tendevo un po' a disperdermi, ecco. Quindi anche darmi un attimo un inquadramento mi è servito. Senti Sara, aver lavorato sulla tua femminilità, no? Sul tuo potere femminile, anche sulla tua visione, no? Dell'essere donna, che consapevolezza ti ha portato? Allora, e anche lì è un bel lavoro che tuttora continua perché comunque ci sto lavorando. Però è stato bello iniziarlo perché ho visto proprio che partendo da me stessa proprio avevo diciamo un livello di autostima molto basso, ancora oggi ci lavoro però era veramente un picco basso, sì. E in generale mi ha servito proprio rivalutare, vabbè, prima di tutto me stessa, però proprio il ruolo della donna in generale. Questo mi ha aiutato, devo dire, dei libri che tu mi hai consigliato, di Mamani appunto, soprattutto La donna della coda d'argento, che mi hanno proprio aperto un mondo, c'è cioè anche proprio il ruolo della donna anche in riferimento a un maschile, c'è cioè anche un femminile che comunque può prendere per mano il maschile, accompagnarlo, cioè non ci deve essere per forza, diciamo, femminile da una parte, maschile dall'altra, uno che sovrasta l'altro, c'è cioè proprio questa complementarietà tra le persone, però prima di tutto anche appunto dentro me stessa, cioè è una cosa che cerco di fare, lo vedo magari bilanciare certi aspetti del mio maschile col femminile. E devo dire che, ecco, magari certi lavori sì, non sono stati facili, anche cioè riandare a ricontattare proprio magari il mio corpo, certe parti del mio corpo, anche che ho sempre giudicato in un certo modo, che magari non mi sono mai piaciute, e invece cercare proprio di accoglierle, cioè di non giudicarle, ma di accettarle
così come sono nel mio corpo, perché comunque hanno qualcosa da mostrarmi, da comunicarmi. E devo dire che, cioè, accogliendole, accettandole, anche se all'inizio non è stato facile, mi ricordo anche guardandomi allo specchio, comunque così, ecco, uno non sempre si ritrova. Però dopo un po' di mesi, ecco, posso dire che è bello, cioè non sempre è facile, però mi, non so, proprio sento che mi sono lasciata andare. Mi piace questa accoglienza anche proprio nei confronti del corpo, cioè della donna che non deve magari seguire uno stereotipo, cioè una donna che può essere così com'è, ecco, mostrare la sua femminilità in tante sfaccettature, anche proprio magari nel lavoro manuale, nella creatività, quindi questo, sì. Senti, ti voglio chiedere questo. Ci sono molte persone che si vogliono avvicinare a un percorso di trasformazione, magari come questo, però poi dopo dicono sempre che non hanno i soldi, non hanno il tempo. Tu come hai dovuto lavorare su questi aspetti, visto che comunque sei una persona che lavora e hai anche dei turni e dei turni molto particolari? In termini di, sì, di denaro e tempo, vabbè, devo dire che, cioè, fin dall'inizio non è, alla fine per me mai stato un problema, perché sentivo che, cioè, stavo facendo proprio un investimento su di me, cioè questo l'ho sempre sentito, cioè ero molto motivata, quindi anzi, stranamente devo dire, forse per la prima volta nella mia vita, c'era proprio quasi un piacere. Cioè, magari sì, spendevo denaro, perché comunque c'è un investimento anche in denaro, comunque anche in tempo, però dall'altra parte c'era un riscontro comunque immediato, cioè non ho mai avuto l'impressione di sperperare appunto il mio tempo, il mio denaro, le mie energie. Quindi magari il mio consiglio può essere quello proprio di provare, anche magari solo all'inizio, perché secondo me è un effetto proprio che si percepisce subito. Anche appunto andando a lavorare sul mentale, che appunto anche io mi rendevo conto era la mia mente che magari sì, mi faceva un po' stare attaccata al discorso del denaro, comunque del tempo, soprattutto col lavoro. Mi ricordo che comunque c'erano serate in cui sì, tornavo tardi dal lavoro, magari facevo anche l'una alle due, e poi mi mettevo lì, facevo un viaggio appunto sciamanico in una caverna e magari si facevano le 3 di notte, per carità. Però mi svegliavo poi magari la mattina dopo, che effettivamente, cioè, stavo bene, nel senso ero andata anche a dormire serena, mi erano arrivate delle risposte. E quindi sì, il mio consiglio alla fine è quello di sperimentare. Cioè, se c'è una parte che comunque è attratta verso questo percorso, è anche normale che dall'altra parte ci siano delle resistenze, soprattutto appunto legate al denaro, credo, forse più che anche una questione di tempo. Però magari si inizia con un periodo di prove, vedendo subito il risultato, per me questa cosa proprio, cioè, svanisce quasi subito, proprio in maniera immediata. Va bene, senti, adesso com'è la tua vita, con questa nuova consapevolezza in generale, nelle relazioni magari con la famiglia, con gli amici, col lavoro, con... No, in generale, cioè, è comunque ancora un percorso, cioè un viaggio che continua, ecco. Però, ecco, devo dire, non so, c'è una costanza in tutto questo, proprio c'è, ci sono dei giorni in cui magari mi allontano un po' da quella centratura, però ho anche molti più strumenti adesso con cui magari posso e voglio ritornare a quella centratura e piano piano posso recuperarla, ecco. Quindi sì, mi sento proprio di avere più strumenti, proprio più modalità con cui affrontare proprio serenamente la giornata, perché comunque è normale, ci può essere che se ci può stare durante il giorno mi capita quella cosa, insomma, mi decentro un attimo, magari più che giorni, a volte anche settimane, però vedo che poi riesco a tornare proprio a quel flusso, cioè a quel, non lo so, non so se è un equilibrio, però è bello, cioè affronto proprio le situazioni, cioè una nuova modalità, non lo so, non mi è mai capitato. Vedo che riesco, cioè non ho più bisogno di incasellare, diciamo, ogni situazione e dire magari con questa persona è successo questo, quindi adesso dovremmo fare così, si comporterà così. Ecco, riesco un pochino più a fluire proprio nella vita, nelle situazioni, in generale, appunto anche con la famiglia, ma anche sul lavoro, nelle relazioni, così. Bello, grazie. Senti, quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, i miei progetti futuri.
Sicuramente continuare un percorso su me stessa, dentro me stessa. Sento che ancora ci sono delle cose su cui mi piacerebbe lavorare, sbloccare, magari integrare, ecco, reintegrare dei lati che ancora magari giudico di me, diciamo, delle zone d'ombra, ecco, ma proprio per trasformarle, perché ho visto che in questo percorso è quello che è successo alla fine, cioè prendere molte zone d'ombra, chiamiamole così, e ho visto che si sono trasformate. E vorrei continuare a farlo, ecco, proprio per sbloccare, mi piacerebbe sbloccare appunto, non so, proprio altri miei talenti, cioè sento che c'è qualcos'altro, ecco, che posso fare, che posso donare. E poi, come progetto nel futuro, mi piacerebbe, diciamo, ritagliarmi uno spazio anche tutto mio, cioè magari cercarmi appunto un appartamento, avere il mio luogo comunque in cui portare avanti le pratiche, anche perché appunto con la famiglia non, cioè, non sempre è facile, secondo me è anche giusto ritagliarsi il proprio spazio, il proprio angolo. E quindi per il momento prevalentemente questo. Va bene, senti, ti ringrazio veramente tantissimo per esserti messa a disposizione e aver risposto a tutte le domande, anche quelle un po' più difficili. Mi auguro veramente che le tue parole possano arrivare veramente in profondità nel cuore delle persone che in questo momento ci stanno ascoltando e hanno magari bisogno in qualche modo di aiuto, ma non hanno trovato invece il coraggio e la forza che invece hai trovato tu, seguendo anche il richiamo dello sciamanesimo, che non è nient'altro che un richiamo più naturale per vivere e risolvere le situazioni complesse della vita. Grazie di cuore, Sara. Grazie a Aho. te. Grazie.